Gabriele Frangipani, ma davanti ad Alberto Vanzi. E ora è il turno di Mattia Dalla Torre, terzo agli scorsi campionati nazionali senior. Lui trentino, ma fa base ad Aosta. Triplo Axel anche per lui. E non va invece il triplo flip. Semplice doppio toe-loop, completamente fuori anche la combinazione. Peccato, aveva iniziato veramente bene e poi qui. Buona la trottola conclusiva, la bassa. Dunque, non c'erano velleità di quadruplo, però insomma ci sarebbe stata l'intenzione di portare a casa anche certo. Per lui qualcosa, un programma un po' più pulito, un sì. Po' meno macchiato da imprecisioni, per quella che è, lo ricordiamo anche per lui, l'esordio stagionale, per cui giocherà un fattore anche questo. Sì, sicuramente non soddisfatto di questa sua prestazione. Vedi, lo si vede anche proprio dal volto. Peccato perché all'inizio davvero sembrava promettente, sembrava molto consapevole delle sue possibilità, con una buona sensazione, perché è entrato in questo triplo axel con sicurezza, l'ha atterrato ed era anche l'elemento più difficile di quelli da lui presentati, insomma. Sì, molto bello quello. Per cui sì. Ed eccolo qui, ci mostrano proprio il triplo axel, guarda con che facilità sale, ruota, esce, non particolarmente potente, ma comunque un ottimo salto, aveva anche un'entrata particolare, quindi un buon joy. E poi qui sono cominciati i problemi, all'uscita del 3 è troppo inclinato dentro e c'è una caduta dalla parte destra, perché l'inclinazione era impossibile da gestire a quel punto. Probabilmente quello era anche lo spazio per la combinazione, e qui nella sua testa deve aver pensato deve entrare il piano B, perché a quel punto, se la combinazione non era entrata prima, deve entrare poi dopo,
e forse questo l'ha disturbato, come dicevamo prima. Difficile separare poi i ragionamenti nella mente, riuscire a rimanere concentrati su quello che si deve fare a livello proprio di dinamica per portare a casa il salto. Ed eccolo qua, il RIT, il loop, salto che normalmente fa senza problemi, e invece in questo caso completamente rinunciato, non c'era niente. Qualche passaggio a vuoto che inevitabilmente si ripercuoterà su quello che è il punteggio che ora attende Mattia Dalla Torre al Kiss and Cry. Mattia, ricordiamo, ha 24 anni, pardon, e da 4 anni ad Aosta, lui che gareggia appunto per la Aosta Skating Club 2000. E, insomma, aveva davvero ben figurato, adesso lo ricordiamo molto bene, agli italiani dello scorso anno, andandosi a posizionare proprio alle spalle di quella che è la coppia che fa un'altra, no, fa quasi un altro sport, no? Matteo e Daniel. Ovviamente c'era anche per lui l'auspicio di partire un attimino con un corto diverso in questa prima tappa, ma certamente avrà modo anche lui, insomma, di ricaricare, no, le pile. Anche domani lo rivedremo in pista. E intanto, infatti, vediamo che accoglie con un po' di delusione il 57.28, che è il punteggio che lo colloca in terza posizione provvisoria. Due deduction. Sì, un bel sospiro per cercare di andare oltre, ma insomma,